Thank you.
Buongiorno ragazze, bentornate in un nuovo video. Come state? Allora, oggi è venerdì 28, sono quasi le 11. Siamo a fare una passeggiata con i gemelli. Abbiamo appena preso il caffè. Siamo usciti un po' più tardi stamattina perché ho avuto un po' da fare in casa, nel senso che ho cambiato le lenzuola, tutti i letti anche alla camera di sotto, e avevo fatto andare le coperte della camera di sotto già ieri sera perché sennò mi trovavo piena di roba stamattina. E tra quello le tende, la pulizia dei vetri, seppur veloce l'ho fatta perché veramente erano osceni. E poi insomma le solite cosine di routine in casa, quindi siamo usciti che erano praticamente le 10:20. Ho qui Liam, siamo in macchina, però abbiamo lasciato il passeggino in macchina proprio per farli camminare un po', infatti sono contenti. Non vi dico farli stare fermi 2 minuti al bar, è stata un'odissea, diciamo così. Nathan dietro con la nonna. E abbiamo fatto praticamente tutto il corso a piedi, che insomma comunque è un bel pezzettino per loro che sono piccoli. Adesso sono già le 11, quindi torniamo alla macchina, andiamo a casa. Non avevamo grandi giri da fare, anche perché oggi pomeriggio devo andare a fare una sorta di spesina, in quanto domenica è il compleanno di mia mamma, che compirà 50 anni, e quindi stiamo organizzando un po' di cosine in segreto. Quindi andrò con mia sorella, con Alex, i bambini, a prendere un po' di cose e poi ovviamente vloggerò. Niente ragazzi, ho preparato un bel brodino per me e Maria per oggi. Ai gemelli ho fatto la pappa, ieri sera avevo fatto una torta salata con l'hamburger e la cotoletta di pesce e le zucchine. Non vi dico i gemelli quanto hanno gradito, nel senso che oltre alla loro pappa hanno mangiato soprattutto questa polpetta qua, un bel po' di torta salata, hanno mangiato anche un po' di cotoletta di pesce. Infatti stasera preparerò i bastoncini di pesce che avevo proprio appositamente preso per far provare anche a loro. E nulla, adesso andiamo alla macchina e ci rivediamo dopo a casa. Ragazze, buon pomeriggio, sono le 13, neanche 13 meno 10. Io mi sono fatta un caffè, qui si sta ancora asciugando, ho finito di passare il mocio, mi sono anche data una lavata veloce perché ne avevo bisogno. Solitamente io non bevo il caffè dopo pranzo, ogni tanto sì, quando i gemelli mi fanno passare delle mattinate impegnative. Stamattina veramente erano cari. Carichi, ora stanno dormendo. Io ho lasciato tutto preparato anche per stasera, che farò la pasta col pesce, perché pomeriggio appunto dobbiamo uscire. Ho fatto una lista delle cose che devo comprare per la festa sorpresa di mia mamma, e quindi penso che andrò già oggi pomeriggio, almeno poi quando torno trovo tutto fatto, insomma già
avviato. Infatti sul divano ho anche preparato, vedete, le cosine per i gemelli e la borsa dove, quando vado magari di fretta, per non portarmi quella grande che vedete sempre grigia, prendo magari una borsetta, giusto due pannolini, le salviette, la merenda per Alex che esce alle 4 da scuola e così insomma sono a posto. Io poi vloggerò, quindi poi riprenderò diciamo la preparazione per la festa di mia mamma che abbiamo pensato con Maria di fare i panzerotti perché la sera che li aveva fatti poi ne avevamo portati 3-4 da mia mamma e gli erano piaciuti un sacco. Quindi come menù ho pensato panzerotti, delle girelle di prosciutto cotto fatte con la pasta sfoglia, prosciutto crudo e mozzarella di bufala, quindi molto molto semplice. E poi vorrei farle una torta al cioccolato ripiena con mascarpone e Nutella. Ho visto la ricetta sul canale di Fatto in Casa da Benedetta, quindi prendo ispirazione dalla sua ricetta e vorrei farle quella. E quindi più o meno questo è. Poi vorrei andare al Teddy, ma mi sa che al Teddy oggi non riesco ad andare, per prendere un po' di palloncini e la candelina col numero 50, insomma due o tre cosine per addobbare. L'idea è di cucinare qui da noi e poi portare tutto da mia mamma e quindi poi cucinare lì soltanto i panzerotti già chiusi, già preparati, ecco. Ed è domenica. Comunque ragazze, spero che il video vi sia piaciuto. So che ogni tanto, perché comunque io leggo tutti i commenti, possono risultare magari simili, uguali, noiosi. Insomma, spero sempre che la parte noiosa sia in minoranza assolutamente, però alla fine io riprendo la mia quotidianità e bene o male, ecco, è quella. Quindi vi ringrazio per aver visto il video, ringrazio tutte le ragazze che ci seguono con tanto affetto e invito sempre i nuovi iscritti, se passano di qua, hanno piacere, a iscriversi al nostro canale. Un abbraccio e alla prossima. Ciao!